ora è il mio turno di raccontare una storia. Sì, ma possiamo esserci anche noi? Certo, ho bisogno di 3 allegre caprette. Arci, sì! Ci siete? Raccontaci la storia delle 3 allegre caprette. 3 allegre caprette erano proprio lì, nel campo stavano tutto il dì, mangiavano l'erba con ardo e tutto poi finì. Oh no! Oh, guardate lì! Oh, è bella fresca! All'altro lato del fiume c'è un grande campo d'erba che non si paga in gettone, ma con la vita c'è un troll! Oh no! Le 3 allegre caprette avevano tanta paura del troll, ma avevano anche tanta fame. La piccola allegra capretta non poteva aspettare oltre, così ci andò. Capretta lo attraversava. Il troll apparve da sotto il ponte e disse: chi sta attraversando bellamente il mio ponte? Non ci riuscirai perché ti sto per mangiare. Io sono un troll dagli occhi gialli, denti aguzzi e calli. Se il mio ponte tu attraverserai, il pasto mio sarai. Aspetterò il tuo fratello maggiore. Così il troll lasciò attraversare il ponte all'allegra capretta mediana e aspettò il gustoso fratello maggiore. Oh, questo non va bene. Non fa rima. Io sono un troll dagli occhi gialli, denti aguzzi e calli. Se il mio ponte tu attraverserai, applausi sentirai. No! Io sono molto affamato. Coi miei fratelli mi unirò e l'erba mangerò. Prova a passare dove sto. Tieni queste show. E con quelle la capretta maggiore colpì il troll con le sue lunghe corna. Joy, raccontaci ancora la storia di Riccioli d'Oro. Vorrei che la raccontassi perché... Ok, sarà divertente. Riccioli d'Oro cosa fa? Lì nel bosco se ne sta. In quella casetta vuoi entrare in silenzio per spiar. Oh, i 3 orsi? Riccioli d'Oro allora entrò e la cosa notò. Tante bontà quante ce n'è! Gnam! Porridge! 1, 2, 3! Ma la prima fredda è... La seconda brucia blè! Ouch! Poi la terza buona è...
che miammi. Riccioli d'oro poi notò, tre poltrone ci andò. Oh, ora io le proverò e così canterò. La prima grande è... Oh no! La seconda non ma che... Oh, è troppo piccola! Poi la terza no vabbè! Ah, questa è proprio perfetta! Oh, oh, che cavolo! Mamma mia! E quando si sedette, la sedia si ruppe in mille pezzi! Questa avventura mi ha stancato così tanto. Farò un sonnellino. Riccioli d'oro poi vide tre gran bei letti. Wow, guarda lì! Farò il mio pisolin. Non penso ti dispiaccia. Ma il primo scomodo è... Oh, au! Il secondo non è un granché. Oh no! Poi il terzo va da sé. Ah, questo è perfetto! E riccioli d'oro dorme già, mentre tre orsi sono là. La porta è aperta. Chi sarà? Non siamo soli, ma chissà! Oh no! Hanno mangiato il mio porridge e anche il mio non c'è più, e fino all'ultima goccia, sai, il mio l'ha mandato giù. Oh tesoro, si è seduto proprio qui. Già, è così, ma chi? Oh oh, indovina, la mia è rotta. Chi l'ha ridotta così? Ho sentito dei rumori da lassù. Hanno dormito nel letto. Non solo nel tuo, anche qui. Eppure nel... Guarda, come non detto. Chi sei? Ehi, buon dì. Ciao ciao, grazie per tutto. Riccioli d'oro poi scappò, nel bosco lei andò. Gli orsetti si stupirono e poi la perdonarono. La storia lieto fin. È successo per davvero? Ah, no, è solo una favola. Oh, allora, dove sono le principesse? Che carina. Mamma, ci racconti la storia di Jack e la pianta di fagioli? Cos'è un fagiolo? È uno strano pesce? No, scemino, è... cavolo, non lo so! Beh, scopriamolo insieme! Jack e sua mamma tempo fa vivevano in povertà. Non sapevano che mangiare, così decisero che far. Jack, vendi la nostra mucca a Bessie e con i soldi cresceremo altre piante. Al mercato Jack così, Bessie a vender lui riuscì. Ehi signor! Una maga urlò, fagioli in cambio ti darò! Sono fagioli magici e faranno crescere una pianta alta fino al... Wow! Jack tornò poi dalla mamma, lei li vide e fece un dramma, li buttò a terra triste. Son sol fagioli, dai! Lei disse, ma mamma, sono fagioli magici! Oh, magici come me! Il giorno dopo venne fuori un'altra pianta lì. Tu voli! Jack così s'arrampicò ed un castello lui trovò. Wow! Che roba! Ma quando entrò lì nel palazzo, un gigante un po' pazzo entrò lì dentro.
era così spaventato che si nascose in un armadio mentre il gigante contava il suo oro. Poi il gigante s'addormentò e gettò l'oro dalla scappò. Si mise in ginocchio e lì lui disse: mamma, arrivo, non esser triste. Oh, ti prego, salvami da quest'orco gigante. Rientrò nel castello e si nascose il tesoro, disse: ma quante cose, uova d'oro e quanti cimeli. Il gigante poi contò fino a 10. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, che c'è dopo il 5? Ho tanta fame, ti sento qui. Yum, yum, yum. Ho tanta fame, ragazzino, non scappare. Oh, cavolo. Jack e Rose che fin faran? Ops, storia sbagliata. Jack fu veloce e scappò. Sulla gallina lui tornò. Un'arpa poi prese con sé. Giù dal fagiolo alè. Ma il rabbioso gigante seguì Jack e cercò di buttarsi giù dalla pianta. Arrivai a casa e presi un'ascia. Tagliai la pianta a suon di braccia. Il gigante da lì volò via e scomparve per magia. Con la gallina dalle uova d'oro, Jack e la sua mamma ora vivranno una vita felice. La mamma fu così felice che una festa per Jack fece. E l'arpa sola così cantò: Jack, per sempre ti amerò, Jack ti amerò. Quindi hanno fatto una zuppa di fagioli? No, ma ora hanno una gallina dalle uova d'oro. Ma puoi spezzarti i denti con una di queste! È l'ora delle favole! Che ne dite della piccola Cappuccetto Rosso? Sì! Io voglio essere la piccola Cappuccetto Rosso! Oh, non credo che Wacky sia felice dell'idea! Siete pronti? Sì! Un dì una bambina vestita in rosso andò dalla nonna per il bosco. Non si sente bene, la curerò e sì, così una magia farò. Ehi, ricorda, non parlare agli sconosciuti. Promesso! Nel cestino del formaggio per la nonna un bel assaggio. Ma nel bosco il lupo la fermò. Ciao, dolcezza, dove vai, oibò? Sei uno sconosciuto, vero? Non credo di poter parlare con te, ma... Vado dalla nonna, è ammalata. Le porto del cibo, ne sarà grata. Cappuccetto Rosso se ne andò, ma il lupo cattivo prima arrivò. Sono il più intelligente dei lupi. La nascose nel letto andò e con il suo pigiamin si cambiò. Aiuto! La nonna gridò. Entra pure, Cappuccetto. Ehi, nonna! Disse lei e così entrò. Come stai, nonna? Non lo so. È tutto bene, disse. Che gran birba. Nonna, da quant'è che hai la barba? La nonna la barba. Perché possa mangiarti meglio, casomai! No! No! No, vattene via da me! Vedo l'ora di mangiarti! Oh no, cavolo, non voglio! No! Gridò Cappuccetto Rosso e un cacciatore la sentì nel bosco. Spaccò la porta e il lupo catturò. Te la farò pagare! E se ne andò! Sei un lupo tanto tanto cattivo. Smettila di essere un bullo o non avrai mai degli amici. Il cacciator la nonna liberò e
con lei. Ora ho imparato la lezione. Ok. Ha imparato la lezione, sì, ok. Wow, quel lupo cattivo avrà imparato la lezione. Sicuramente, l'ha mandato e non tornerà mai più. Avete visto che succede ai bulli? Esatto, allora qual è la morale della storia? Non dire mai a un lupo che hai pane e formaggio freschi. Raccontiamo la storia del ragazzo, del lupo e della pecora. Oh, il ragazzino che gridava al lupo. Perché gridava al lupo? Perché non sapeva come dire "Uah!". Joy, perché non fai finta di essere il pastorello e ci racconti tutto? Certo! Sono un pastorello con le sue pecore. Mi sforzo di non addormentarmi, perché a volte può essere noioso guardare tutta questa erba verde. Ehi, io ho un'idea! Penso che farò uno scherzo a tutta la gente della città. Farò finta che sia passato un lupo che inseguiva le mie pecore. Aiuto! Aiuto! Aiuto, aiuto! È apparso un lupo! Siamo spaventati! Ha inseguito le mie pecore! Oh, caro! Oh, no! Che brutto! Oh, cielo! Dobbiamo correre ad aiutarlo! Gli abitanti del villaggio corsero, ma le pecore stavano bene, il ragazzo rise. Stavo scherzando, ragazzi! Ma non era uno scherzo divertente. Vergognati per averci fatto preoccupare tutti! Pensavamo che tu e il tuo gregge foste nei guai! Oh, era solo uno scherzo! Non sai stare allo scherzo? Il giorno successivo il ragazzo fece un piano all'alba. Rifarò anche tutt'oggi, così non mi annoio. E si mise a ridere. Aiuto, aiuto, è apparso un lupo. Siamo spaventati, ha inseguito le mie pecore. Oh, caro, sembra un problema. Così gli abitanti corsero, ma le pecore stavano bene, il ragazzo rise. Stavo scherzando, ragazzi. Penso che faresti meglio a chiedere scusa. Sì, chiedi scusa. Ci ha ingannato di nuovo. Questo non è carino. Ci hai mentito. È stato solo uno scherzo. Gli abitanti del villaggio non erano contenti, ma il pastorello pensava che fosse divertente che lui ancora una volta li avesse ingannati. Scommetti? Un giorno, mentre era con il gregge, apparve un lupo e lui rimase scioccato. Gridò alla gente del villaggio: aiutatemi per favore, questo non è uno scherzo! La la la. Vuoi un'altra tazza di tè? Non ti dispiace se lo faccio? Ma nessuno lo aiutò, pensavano che fosse ancora uno scherzo. Ignorarono il pastore, si rilassarono a bere il tè. Ehi, questo non è divertente! Aiuto, aiuto, è apparso un lupo! Siamo spaventati, sta inseguendo le mie pecore! Ma purtroppo non arrivò nessuno. Il pastorello si rese conto che nessuno gli credeva più. Il ragazzo arrivò di corsa in città, tutti si radunarono. È lui che ci ha fatto impazzire. Mi dispiace di essere stato così cattivo. Lo sono davvero. Ho imparato la lezione e non mentirò mai più. Yeah! 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 Ben fatto. Ok, a chi tocca raccontare una storia? È il mio turno e vi racconterò la storia del leone e del topolino. Ma perché non un grande topo? Vuoi saperlo? Perché oggi tutti voi sarete dei topolini! Tre topolini facevano fanfara.
solo oggi, sai. Ora vai via di qui, con i tuoi amici dai. Oh, grazie mio leone, sarò tuo debitor. Tra tutti i leon, tu sai, sei proprio un gran signor. Sì. Anche grande. Così il gran leon lascio andare il topolino. Che paura! Ma non è la fine della storia! Oh oh! Oh, raccontala! Sì, vai avanti! Il leone andò a caccia, ma in rete lui finì. Ringhiò, si dimenò e più volte la colpì. Urlò sì tanto forte, i topini tremarono. E il leone, il tuo amico? Oh sì, aiutiamolo! Aspettaci, cavallino! E volevo dire, leone, stiamo arrivando a salvarti! Lì in quella rete il leone si accasciò, ma quei tre topolini lo aiutarono! Fecero un bel buco e uscì da quel gro... Beh, non ci credo ancora! Ora siete nel mio cuor! Sì, siamo amici! Amici per la pelle! Che dolci topolini! Gli amici son fedeli, son come una famiglia. Mantengono le promesse, si proprio si somiglia. È bella l'amicizia, leone, vero no? È una delle cose che ti rende libero. Allora, questa è la storia di un leone rimasto intrappolato? No, scemino! Parla di amicizia! E di gentilezza? Certamente, è sull'essere sempre presenti per i vostri amici! Sì, mi piace! Ah, che dolce! C'era una volta... No, no, aspetta! Ok... Vuoi raccontare tu la storia? No, volevo solamente dire... C'era una volta... Tre piccoli orsi giocavano un dì. Costruirò una casa di paglia lì, disse un orsetto, è proprio così. Nel costruirla lui ci riuscì. Ma un vecchio lupo era proprio lì. Oh no! Oh oh, sono un vecchio lupo, ti ho visto, sai. Apri la porta o sarai nei guai. Au! Bussò alla porta. Fammi entrare. Nemmeno per scherzo, non ciarlar. Sbufferò, soffierò, casa tua distruggerò. Fu così, risi assai, tanto che non lo dimenticherai. Avrei dovuto usare legna anziché paglia. Due piccoli orsi giocavano un dì. Costruirò una casa di legno lì, disse un orsetto, è proprio così. Nel costruirla lui ci riuscì. Ma ancora una volta quel vecchio lupo si è fatto sentire. Sono un vecchio lupo, ti ho visto, sai. Apri la porta o sarai nei guai. Au! Oh no! Bussò alla porta. Fammi entrare. Nemmeno per scherzo, non ciarlar. Sbufferò, soffierò, casa tua distruggerò. Fu così, risi assai, tanto che non lo dimenticherai. Dobbiamo costruire qualcosa che il lupo non possa buttar giù soffiando. Un piccolo orso ebbe un'idea. Userò i mattoni, una magia. Disse un orsetto, è proprio così. Nel costruirla lui ci riuscì. E ci puoi credere? Quel vecchio lupo ci riprovò di nuovo. Oh! Sono un vecchio lupo, ti ho visto, sai. Apri la porta o sarai nei guai. No! Bussò alla porta. Fammi entrare. Nemmeno per scherzo, non ciarlar. Sbufferò, soffierò,
casa tua distruggerò. Ci provò, riprovò, ma nulla cambiò. Cavolo, datti un po' di tregua. Ma è riuscito a buttare giù la casa? Nemmeno per scherzo, non ciarlar! I mattoni erano così forti! E cosa è successo al vecchio lupo? Nessuno l'ha più rivisto! I lupi sono fatti così? Papà! Su una montagna insieme, insieme, insieme. Su una montagna insieme vivevano tre caprette: Billy il piccolo, Billy il medio e Billy il più grande. Le tre caprette sulla montagna c'era un fiume, un fiume, un fiume. Sulla montagna c'era un fiume che volevano attraversare. Chi vuole andare per primo? Io voglio andare per primo. Posso andare prima io? Chiede il piccolo caprone. Sì! Andò verso il fiume, il fiume. Andò verso il fiume e salì sul ponte. Clippiti, cloppiti, clippiti, cloppiti. Ma poi è stato fermato da un grande cattivo troll. Chi sta passando, passando, passando? Chi sta passando sopra il mio ponte? Sono un piccolo capretto. Prima che dimagrisca ti mangio per cena. Sarebbe questa la fine per una capretta? Oh, per favore, signor troll, sono solo una piccola capretta. Perché non aspetti mio fratello maggiore? È molto più grande e più gustoso di me. E anche più grasso. Yum! Vattene e sbrigati. Aspetterò il caprone di mezzo. La capretta di mezzo, di mezzo, di mezzo. La capretta di mezzo saltò sopra il ponte. Clippiti, cloppiti, clippiti, cloppiti. Ma poi è stato fermato da un grande cattivo troll. Chi sta passando, passando, passando? Chi sta passando sopra il mio ponte? Sono la capretta di mezzo. Prima che dimagrisca ti mangio per cena. Sarebbe questa la fine per una capretta? Oh, per favore, signor troll, sono una capretta di media taglia. Perché non aspetti mio fratello maggiore? È molto più grande e grosso di me. E anche più grasso. Yum. Vattene e sbrigati. Aspetterò il caprone più grande. La capretta più grande, più grande, più grande. La capretta più grande saltò sopra il ponte. Clippiti, cloppiti, clippiti, cloppiti. Ma poi è stato fermato da un grande cattivo troll. Chi sta passando, passando, passando? Chi sta passando sopra il mio ponte? Sono la capra più grande. Prima che dimagrisca ti mangio per cena. Sarebbe questa la fine per un grande caprone? Io non penso, signor troll. Fatto marcia indietro, ha fatto marcia indietro e ha caricato il troll. Ha mandato il troll a navigare, sbattendolo e agitandolo, facendolo arrivare fino alla luna. Dopo erano felici e contenti per sempre, per sempre. Dopo erano felici e contenti per sempre, lo saranno. Billy il piccolo, Billy il medio e Billy il più grande. Le tre caprette. Mamma, puoi leggere
leggermi una storia? Sei sicuro, Dewey? Mi sembri molto assonnato. Ma non lo sono, sto solo riposando i miei occhi. Ok, allora va bene. Che ne dici di questa? Cappuccetto Rosso. Sì, per favore. Cappuccetto Rosso, telefona alla nonna, telefona alla nonna, telefona alla nonna. La nonna dice: non mi sento molto bene. Puoi venire qui. Cappuccetto, corre là, corre là, corre là, nel bosco lungo il sentiero, ma incontra un lupo. Cappuccetto, cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Scusa, lupo, non mi posso fermare. Sto andando dalla mia nonna. Cappuccetto Rosso corse via, ma il lupo prese una scorciatoia per casa della nonna. Il lupo mise la nonna sotto il letto. Non dire niente! Il lupo disse, si mise i suoi vestiti. Cappuccetto Rosso bussò alla porta. Posso entrare, nonna? Vieni pure, mia cara, e porta il cestino. Nonna, che orecchie grandi hai! Grandi son. Nonna, che orecchie grandi hai! Per sentirti meglio! Lui disse. Nonna, che grandi occhi hai! Grandi son. Nonna, che grandi occhi hai! Per vederti meglio! Lui disse. Nonna, che grandi denti hai! Grandi son. Nonna, che grandi denti hai! Son per mangiarti meglio! Lui disse. Lui balzò fuori dal letto, lei saltò. Lui balzò fuori dal letto e lei si nascose. Poi uscì la nonna infuriata con la scopa in mano per cacciare il lupo. Esci, lupo! Sciò, sciò, sciò! Sciò, sciò, sciò! Sciò, sciò, sciò! Esci, lupo! Sciò, sciò, sciò! E non tornar mai più! Mi sento molto meglio! La nonna disse! Mi sento molto meglio! Anche io! E ora facciamo un picnic! Il lupo non si vide più, mai più, mai più. E questa storia è finita, ora dormi tu. Buonanotte, Dewey. C'erano una volta tre orsi bruni che vivevano nei boschi scuri. Per far raffreddare la zuppa fecero due passi nel quartiere. La zuppa è troppo calda! Lungo il sentiero attraverso i boschi arrivò una bambina. Non distingueva il bene dal male, si chiamava Riccioli d'Oro. Salve, c'è qualcuno in casa? Nella cucina sopra il tavolo lei vide tre ciotole. Afferrò una sedia veloce mentre si arrampicò. Zuppa! Assaggia dalla ciotola di papà. Che schifo, è troppo caldo!
Assaggia da quella della mamma. Che schifo, è troppo fredda. Assaggia da quella del bimbo orso. Questo è il sapore perfetto. Afferra il cucchiaio e velocemente lo mangia in un sol boccone. Guarda quelle comode sedie a dondolo. Si sedette sulla sedia di papà. Questa è troppo dura. Poi provò quella di mamma. Questa è troppo morbida. Si sedette su quella del bimbo. Questa sembra perfetta. E si dondolò fino a romperla ed ebbe molta paura. Au! Guarda quei comodi letti. Si sdraiò sul letto di papà. Questo è troppo duro. Poi provò quello della mamma. Questo è troppo morbido. Si sdraiò su quello del bimbo. Questo sembra perfetto. Si rannicchia sotto le coperte e spegne anche la luce. Buonanotte. Qualcuno ha mangiato dalla mia ciotola, disse papà orso. Qualcuno ha mangiato dalla mia ciotola, disse mamma orso. Qualcuno ha mangiato dalla mia ciotola e non ha lasciato niente per me. Il piccolo orsetto era triste, molto, molto triste. Qualcuno si è seduto sulla mia sedia, disse papà orso. Qualcuno si è seduto sulla mia sedia, disse mamma orso. Qualcuno si è seduto sulla mia sedia e l'ha rotta tutta. Il piccolo orsetto col cuore a pezzi iniziò a piangere. Qualcuno ha dormito nel mio letto, disse papà orso. Qualcuno ha dormito nel mio letto, disse mamma orso. Qualcuno ha dormito nel mio letto ed è ancora lì. Riccioli d'oro si svegliò e vide tre orsi arrabbiati. Non così in fretta, disse papà orso. Faremo meglio a parlare. Sono molto dispiaciuta, disse Riccioli d'oro. Riccioli d'oro e l'orsetto divennero amici. E questa, mio piccolo Dui, è la fine della storia. Grazie mamma. Papà, sei pronto? Jack, è la pianta di fagioli magici. Quanto mi piace. Ok, Dewey, la leggiamo. Il piccolo Jack e la mamma sono senza cibo e così Jack scambiò delle mucche con un uomo per i suoi fagioli. Piantali nel giardino, riceverai una grande sorpresa. E proprio così una pianta da lì crebbe fino al cielo. Sì, lei crescerà ed arriverà a toccare il sol. Una gran magia sarà, mi arrampicherò, sembra divertente. Così Jack sorpassò le foglie e un castello ora c'è. Ma quando ci arrivò, che cosa scoprì? Un gigante proprio così. Faccia a faccia si scontrò con il gigante che lo voleva mangiare per colazione. No! Paura e fremito. Guarda che c'è qui un bambino, gnam gnam gnam. Non scappare via, ti mangerò, sì, vieni qui. Il
gigante grugni, ma lui si libera e lo senti sbraitar. E poni le uova, sciocca gallina, e non dirmi di no. Il gigante punta un'arpa con una triste faccia che suona una musica che lui ordinò, e così tutto il mondo scioccò. Vieni qui, ti prenderò, il mio lavoro finirò. Sì, ti mangerò a colazione, gnam gnam gnam. La musica però lo addormentò e Jack così scappò. Scese giù dalla pianta veloce e la sua ascia prese con sé. Tagliò l'arbusto a metà e il gigante cadde giù. Così anche la gallina e l'arpa poi, mentre il gigante scomparì. Jack riuscì a scappar da quel gigante che non sa cosa ha perso poi. Gallina ed arpa, amici suoi. La gallina poi le uova d'oro covò e Jack la mucca ricomprò. Così l'arpa sorrise e a cantar cominciò. Senti un po', wow! Un party organizzarono con i vicini pure sì. Così Jack famoso diventò e tutti lo conobbero. La mamma Jack finalmente salvò. Festa grande sarà, torte e latte a volontà. Ok, Dewey, hai mai sentito la storia del leone e dei topolini? È una storia molto importante sulla gentilezza e sull'amicizia. Papà, raccontaci la storia! Va bene, fa più o meno così. C'era un bel dì, un grande leone che, dormendo nella tana, fu disturbato, sai. Due dolci topolini gli pestarono poi la coda. Ops, mister leone! Topolino urlò. Il grande leone lì lo catturò. Ah, tu mi hai svegliato, Topolin, ti mangerò. Oh no, mister leone, aspetta un poco, dai. Lasciami andare e ripagato tu sarai. Cosa? Mi stai prendendo in giro, vero? Devo credere che tu, un topolino, mi ripagherai un giorno? Certo che sì, mister leone. Come ho detto, sono davvero molto gentile. Sì, è molto gentile. Lascerò andar, ma nessuno lo deve saper, perché sono il più forte, in un bocon ti mangerei. Leone, un giorno sai, io ti ripagherò. Lui le promesse, sai, mantiene più che mai. Beh, va bene allora. Ah, Topolino. Ah. Così il grande leone ha lasciato che i due topolini se ne andassero per la loro strada. Ma questa non è la fine della storia. Ascolta che cosa è successo dopo questo episodio. Il grande leone a caccia era un dì, ma poi di un cacciatore preda lui finì. Ruggiva in quella rete e i topi erano lì. La voce del leone è in pericolo, saranno i guai. Andiamo! Il leone preoccupato andava su e giù. Vedendo i topolini esclamò: fatemi uscire! A morsi i topolini la rete presero. Salva ho la vita! Per questo ci sono gli amici. Adesso è meglio andare, amico. Piccolo grande, forte o no, un amico io ce l'ho. A
aiutarsi è bello, l'amico questo fa. Siamo grandi amici, per sempre siamo noi. Leone e Topolini, siamo proprio degli eroi. Ti è piaciuta, Dewey? Proprio come te, me e Holly, ci aiuteremo sempre a vicenda. Questa è la storia del bambino che urlava al lupo. Un bimbo birichino aveva delle pecorelle. Pecorelle, seduto sul selciato, lui cercava di non dormire, sai, per passare il tempo e divertirsi, divertirsi, divertirsi. Urlò al lupo ad alta voce: pecore in fuga, oh no! Aiuto! Al lupo! C'è un lupo che insegue la mia pecora, aiuto! Era uno scherzo, fa ridere, fa ridere, fa ridere. Così divertente che la gente uscì. E lui rise poi così. Non vediamo il lupo, disse un contadino. Le pecore stan bene, di chi è lo zampino? Era uno scherzetto, niente di che. Non è un crimine, che male c'è? Sembrate tutti così spaventati. Un giorno passò e lui pensò, lui pensò, lui pensò: penso che lo rifarò, così io riderò. E così lui ancora un po' scherzò, lui scherzò, lui scherzò. Urlò al lupo, a tutti sai, pecore in fuga, oh no! Aiuto! Lupo! La mia povera pecora, aiuto! Ma era di nuovo uno scherzo in be. Ma perché? Ma perché? La gente poi di nuovo uscì, ma lui non era lì, e gridarono: non vediamo il lupo, dov'è? Le pecore stan bene, di chi è lo zampino? Era uno scherzetto, niente di che. Non è un crimine, che male c'è? Ma il ragazzino rise di nuovo, perché pensava che era stato divertente prendere in giro tutti gli abitanti ancora una volta. Poi un giorno mentre pascolava, le pecorelle, vide un lupo e si spaventò. Adesso chiamerò aiuto, pensò. Aiuto, aiuto! Al lupo, la mia pecorella, aiuto! Aiuto, aiuto, c'è il lupo qui! Il lupo qui, il lupo qui! È la verità, non lo scamperà! La pecorella, aiutate, venite qua! Aiuto, aiuto, c'è un lupo! Veramente, aiuto! I vicini lo sentirono gridar così, gridar così, gridar così. Pensarono fosse uno scherzo, sì. Bevvero un tè e non uscirono da lì. Un giorno poi rientrò in città, in città, in città. Gli abitanti arrivarono là e lui disse: a tutti voi chiedo carità. Scusate se vi ho mentito, ho finalmente imparato la mia lezione. Yay! Posso correre più veloce di te, più veloci di tutti e di ogni cosa. Oh, veramente? Allora, che ne dici di fare una gara? Che gara sia? Che divertimento! C'erano una volta una lepre e una tartaruga. Decisero di fare una gara solo per sfida. La lepre era molto sicura di vincere, ma arcibaldo la tartaruga pensò: questo non mi abbatterà. Hedwig la lepre è veloce e Arcibaldo è lento, rischio di non partire quando dissero pronti via.
Chi va piano va sano e lontano come Arcibaldo. Non era molto scattante, ma sempre il massimo dà. La lepre come un proiettile, corse veloce. La tartaruga per la sua strada aveva il suo obiettivo. Hedwig avrebbe vinto. Si fermò così a dormire, perché Arcibaldo era lontano e avrebbe poi raggiunto. Chi va piano va sano e lontano come Arcibaldo. Non era molto scattante, ma sempre il massimo dà. Così la lepre si addormentò sotto un albero. Arci lo sentì russare, adesso lo può superare. Quando Arci tagliò il traguardo, tutti gridarono evviva! E vi sentì il rumore? Bene, bene, niente da dire! Chi va piano va sano e lontano come Arcibaldo. Non era molto scattante, ma sempre il massimo dà. Una medaglia d'oro per Arcibaldo. Ha barato, pianse e vince. Ha vinto in modo equo, con un passo lento e costante. Edwige era triste, non ha vinto la gara, ma Arci lo incoraggia. Fai una faccia felice, è solo una stupida gara, una stupida battaglia. Ciò che conta è l'amicizia, il sistema non le cose. Chi va piano va sano e lontano come Arcibaldo. La tartaruga è arrivata prima e neanche correva. Tre piccoli orsi stavano nel parco a giocare a nascondino senza preoccuparsi. Disse un orsetto: costruiamo una casa, mangiamo la paglia invece delle pietre. Così il simpatico orsetto costruì la sua casa di paglia e non di pietra. Dopo il lavoro lui si appisolò, ma un lupo lo svegliò con un toc toc toc. Apri la porta, sono un lupo cattivo e ti ho sentito russare. Oh no! Sfonderò la porta, fammi entrare. Tu non entrerai mai qui. Sbufferò, soffierò, la tua casa romperò. E lo fece e rideva con un ghigno cattivo. Ah, quel tipo è fuori nel parco c'erano d'orsetti. Costruirò una casa, io non ho paura, disse l'orsetto. Io userò il legno. Così si procurò dei rami nel quartiere. Il simpatico orsetto costruì la sua casa fatta di rami e non di pietra. Lavorò così tanto che si appisolò, ma il lupo lo svegliò con un toc toc toc. Apri la porta, sono un lupo cattivo e ti ho sentito russare. No! Sfonderò la porta, fammi entrare. Tu non entrerai mai qui. Sbufferò, soffierò, la tua casa romperò. E lo fece e rideva con un ghigno cattivo. Un piccolo orsetto nostalgico di casa. Farò una casa di pesanti mattoni, disse il terzo orsetto. Farò in un attimo. Così la costruì e poi si appisolò. Apri, apri, apri la porta, sono un lupo cattivo, ti ho sentito russare. Oh, per carità! Sfonderò la porta, fammi entrare. Tu non entrerai mai qui. Sbufferò, soffierò, la tua casa romperò. E provò, e provò, e di nuovo lui provò.
lupo ci provò, ma senza successo. I tre orsetti lo mandarono in prigione, si trasferirono in quella casa fatta di mattoni, vissero per sempre felici e sicuri. È l'ora della favola. Leggiamo quella della piccola Cappuccetto Rosso. Voglio essere Cappuccetto Rosso. Bingo, anche tu farai parte della storia. Ok, ok. E papà sarà il cacciatore. Va bene, papà? Certamente. C'era una volta Cappuccetto. Oh sì, oh sì. Non aveva trucco né rossetto. Oh sì, oh sì. Andò a visitar la nonna che non si sentiva bene, e col cane andò nella foresta insieme. Oh sì, oh sì! Ricorda quello che ti ho detto? Vai dritta a casa della nonna e non parlare con nessuno lungo la strada. Certo, mamma! Cappuccetto dei dolci portò. Oh sì, oh sì! Perché alla nonna piacciono. Oh sì, oh sì! Ma poi lì nel bosco la incrociò. Da dove vieni tu? Borbottò. Oh no, oh no, oh no! No, no, no! Non voglio parlare con te. Sai, sto andando... Beh, va bene, non voglio essere scortese. Dalla nonna noi andiamo, sai. Oh sì, oh sì! Sta tanto male, muoviamoci, dai! Oh sì, oh sì! Così Cappuccetto andò e il lupo disse: sì, la seguirò, che le farò? Oh no, oh no, oh no! So come muovermi in questi boschi e sono piuttosto veloce. La nonna il lupo arrivò. Oh no, oh no! Nell'armadio vai e zitta stai! Oh no, oh no! Nel letto lui si fiondò. Un'anziana sono io. Il lupo esclamò: oh no, oh no, oh no! Chi è là? Sono io, nonna. Entra pure, cara. Ciao, nonna. Se Cappuccetto entrando lì. Oh no, oh no. Ho sentito un urlo, non è così? Oh no, oh no. Dimmi che cos'è. Forte lei. Niente, cara, vieni qui. Disse: oh no, oh no, oh no. Ops! Oh oh! Ma nonna, che grandi orecchie hai! Oh sì! Oh sì! E nonna, che occhi grandi hai! Oh sì! Oh sì! E nonna, che denti grandi hai! Oh sì, vieni qui! Oh no, oh no! Sì! Sono per mangiarti meglio! Bingo! Cetto rosso poi urlò. Oh no! Oh no! Così un cacciatore che era lì. Oh sì! Oh sì! Ruppe la porta e poi entrò. Così lo cacciò. Oh sì, oh sì, oh sì! Sei un lupo cattivo. Vattene, non tornare mai più qui. Così il cacciatore le liberò. Oh sì, oh sì! Cappuccetto disse: per sempre ti ringrazierò. Oh sì, oh sì, è colpa mia! Ehi, esclamò: la mamma non ascoltai, che follia! Oh sì, oh sì, oh sì! È stato davvero spaventoso! Ma alla fine è andato tutto per il verso giusto, no? Doveva solo ascoltare la mamma! E il lupo andò via e non tornò mai più! Hurrah!